Questo ve lo voglio assolutamente far vedere. Il demake di Bloodborne, fatto come se fosse un gioco PSX, quindi PS1. L'unica cosa che ho fatto è guardare un po' le impostazioni. E, per esempio, FPS lo mettiamo a 60. C'è già il modello del personaggio ed è bellissimo, bellissimo. Facciamo New Game che non vedo veramente l'ora. Proprio quello. Ma che bello. Ma che bello, ma è proprio Bloodborne. Ma creo anche il personaggio, no? Impossibile. Bile, invece sì. Ovvio, non sarà assolutamente la creazione del personaggio di Bloodborne, ma mi sembra anche ovvio. Lo chiamiamo, ovviamente. Eh sì. Via. Mamma mia, capelli. Ah, ce ne sono già di più. Coi capelli corti, sembra un po' Dracula. Ah, ok, cioè con la maschera, diciamo, e senza. No, facciamo con. Mettiamogli la coda. Toh, così. A posto. Continua. Ah, la classe. Direi di fare giustamente lo spreco d'ossigeno in italiano. Che bello, ci saranno anche le creaturine? I messaggeri? Ah, ecco. Ma è assurdo. Ale. Eccoli. Mamma mia, che brutto. È ancora peggio. Sono ancora peggio di quelli di Bloodborne. Che fighi. Oddio. In un certo modo strano, che fighi, però. Che fighi. Ma è veramente quello. So che sto continuando a dirlo 100.000 volte, però è impressionante, eh. Ok, pulsantiera Navigate. Cerca il sangue smulto per trascendere la caccia, esattamente come in Bloodborne, normale. Beh, ovviamente certe cose sono anche meglio della PS1, però. Inventario, giustamente, tutti. No, volevo soltanto guardare. Ah, con le manate. Ah, posso muovere la visuale? Con L2 e R2. Beh, proprio da. Da PS1, eh? Non c'era questa porta, vero, in Bloodborne? O no? Ah, posso anche schivare? Sì, mi sembra anche giusto. Ce lo possiamo fare, eh? Si gioca anche abbastanza bene. Beh, ora si è un attimo. Si è messo un attimo lì sul lettino per sdraiarsi. Ok. È tornato. Si è un attimo incastrato. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Giustamente, le fiale per curarsi. Io già pensavo fosse molto meno dinamico, diciamo, il gameplay. Invece è proprio bello, bello. Sta scala? Qui mi ha detto camminare col tasto quadrato. Per camminare più piano. La chiave. Start e su. Equipaggia le chiavi? Addirittura? E di qua? Posso vedere. Ah, è la stanza questa qui. Posso già vedere. What? Ah, è il. Sì. È incredibile. Qui? Vabbè, qui come in Bloodborne normale, immagino. Pure il cambio, giustamente, perché su PS1 non, di certo non reggeva una zona enorme, unica, e quindi c'erano caricamenti. Oh, guarda, Michael Jackson, incredibile. Ah, vabbè, i proiettili. Guarda qui. Mamma mia, guarda. Giustamente. Oh, che bello. Pure le linee di dialogo così. Aia, che male. Sentiremo il chierico bestia. Direi di sì. Prima di fare qualsiasi cosa. Save. Salviamo. Checking memory card. E questo lo voglio veramente vedere. Guarda, c'è il filmato. Io ho i brividi a vedere una cosa del genere. Ci sono dei numeri sulle porte? È così tanto old school? Tipo Mario 64 alla fine. Ma pure gli attacchi caricati, io non ho parole. C'erano vari tutorial lì di cose normali, tipo il backstab, no? C'è veramente il numero, è l'insight. C'è questa statistica che c'è anche lì, infatti, sotto gli echi del sangue. E quindi c'è anche qui. Qui c'è il negozio, wow.
L'automa sarà spento, vero? Inquietantissima, ma possiamo scegliere tra la cosa dentata e il bastone filettato. Io direi di prendere questa. Oh, wow, è incredibile. E giustamente la firearm. Direi di prendere la pistola e direi di andare a Yharnam. Oh, mi è scappato. Mi ha preso un po' di striscio in realtà, però va bene. Ha aperto il cancello. Grazie mille. Io non vedo veramente l'ora di trovare altra roba, tipo armature, cose del genere. Che bella atmosfera, tra l'altro. Qui sotto? No. Sfonda lo scudo, oh. Gli giro intorno, cosa succede? All'inizio di Kingdom Hearts 2 non ho più stamina. A fare il deficiente, vedi cosa succede. Vabbè, intanto apriamo qui. Le Molotov. Chissà perché. Ma è un cacciatore, non è... Oddio. Che paura. È molto più bravo di me lui, però. Ha il select. Posso fare i parry? Scopriamolo. Beyblade. Non riesco a capire se esistono i parry. Si è curato, ma come? Finito anche i proiettili. Tiè, aiuto. E va bene. Beh. Gliele lancio tutte. Guarda. Lo incastriamo in qualche modo. Dai che muore. Oh. Bene. Quanti echi, addirittura. E qui c'era. Sweaty clothes. Non sono neanche male. Ah, ci siamo arrivati. Magari non era neanche il modo, però. Aha. C'è un oggetto che gira. Che non riesco a capire. Ah, è intuizione, insight. Va bene. Ah, i corvi. Vabbè. Ah, eccolo. Wow, che bello, ma pure questo. Certo, i nemici non si accorgono un po' di niente, però va bene. Che bello. Pure i backstab. Ah, ecco qua, ci siamo arrivati. Ah, l'ho usato automaticamente. Guarda qui. Ok, un pezzo di pietra. Quindi si possono addirittura potenziare le armi. Ah, mi sembrava un oggetto, che paura. Oh no. Fermi tutti. Andata. A me tutta sta roba sembra un posto nuovo. Magari in realtà è semplicemente perché, essendo demakeato, non riesco a riconoscere il posto. Però mi sembra proprio roba nuova vederlo così. Sì. Questa non c'era, eh. Proviamo. Ma... Eh sì. Ah, caricamento. Wow, che roba. Qui, 7. Ma dove si va di qua? Bastava far così? Ah, nel menu di pausa premi L1 per trasformare la tua arma. Ma è bellissima sta cosa, ma è incredibile. Ma è incredibile. Potenziamo. E la pistola? 2 shard. E non ne ho. Hello, good hunter. Esattamente come in Bloodborne, normale. Ah, vedi, non c'è il doppiaggio nei dialoghi normali. È proprio una cosa da PS1, eh. Saliamo di livello. Possiamo fare 5 livelli, direi. Intanto di mettere endurance a 10 come le altre. E anche skill. Tinta del sangue per la pistola. Proprio come base. Queste cose qua a 10. L'arcano è molto forte, se lo si usa bene in Bloodborne normale almeno. Però non mi interessa particolarmente in realtà. Quindi... per me possiamo anche fare come base 10 a tutto. Ah no, ne posso fare 4. Ci teniamo gli echi. Che ne dite? Sì, dai. E direi di andare da German.
must be the new hunter. Bello, pure con le inquadrature. Va bene, direi di chiudere qui. È bellissimo, è bellissimo. Io non vedo veramente l'ora di vedere il resto. E quindi niente, grazie mille a tutti e ci vediamo a Yharnam nell'episodio 2.